Come si fa nella vita a star bene? Esiste una tecnica, delle regole pratiche da seguire giorno per giorno per far fronte ai problemi e ai disagi dell'esistenza? Che qualsiasi cosa accada ci consentano sempre di andare oltre la sofferenza e ritrovare il benessere e la salute interiore? Io e gli psicoterapeuti che lavorano con me all'Istituto Riza, nel preparare questa serie di incontri che abbiamo denominato Smettere di soffrire, siamo partiti proprio da queste domande. E la risposta che ci siamo dati è stata sì, delle regole esistono. Ci sono delle regole fondamentali, una sorta di libretto di istruzione della vita, che in genere non conosciamo o non rispettiamo e quindi finiamo per commettere di continuo degli errori di impostazione che sono la vera origine dei nostri disagi. Ma poi, dopo aver sbagliato una prima volta, complichiamo le cose da soli perché sbagliamo una seconda, in quanto attribuiamo la responsabilità del nostro star male a presunte fragilità, all'insicurezza, alla mancanza di coraggio. A volte ce la prendiamo con la sfortuna, o peggio ancora con il mondo esterno, con gli altri. Di volta in volta attribuiamo la colpa a genitori che hanno mancato in qualcosa, che so, ad esempio, ci hanno amati poco, per nulla, a volte troppo. O a mogli, a mariti, a figli, che non sono stati all'altezza delle aspettative, troppo freddi, distratti, egoisti, che ci hanno traditi oppure abbandonati. A lavori che non sono andati come dovevano, il nostro talento è rimasto incompreso, i soci ci hanno derubati, le banche non ci hanno aiutato, il mercato è cambiato. In realtà chi ci circonda non c'entra, proprio per niente. Le nostre sofferenze derivano esclusivamente da noi stessi e da un modo sbagliato che abbiamo di usare la mente. La mente, come il corpo, per funzionare segue delle regole pratiche. Così come per camminare dobbiamo mettere un piede avanti all'altro, per cucinare bisogna saper usare le mani, per riparare una macchina, per fare un intervento chirurgico, allo stesso modo bisogna usare la mente seguendo dei criteri corretti. Se viceversa la usiamo male, se non ne rispettiamo le regole, paghiamo un prezzo salatissimo, ancor più salato quando l'errore non è estemporaneo, ma diventa cronico. Una consuetudine di cui non ci si libera più. È un po' come se un bel giorno prendessimo a camminare su una gamba sola e questo diventasse una regola, finendo poi per attribuire la fatica, la stanchezza, la costante sensazione di perdita d'equilibrio, una volta alla strada sconnessa, un'altra alle scarpe con la suola un po' liscia, oppure al fatto che nessuno ci aiuta a camminare. No. Il problema dipende tutto dal fatto che anche per camminare ci vogliono delle regole. E se camminiamo su una gamba sola, stiamo facendo qualcosa di innaturale, sbagliato e controproducente. Ecco, provate a proiettare questo esempio sul piano mentale e capirete subito che tipo di conseguenze possono avere delle scelte fuori luogo. Quindi, nella vita psichica ci sono dei codici indispensabili da seguire, che tra l'altro i saggi di ogni epoca ci hanno puntualmente indicato. Assomigliano, ve li ricordate, ai sassolini di Pollicino, che come nella celebre fiaba aiutano il protagonista a ritrovare la strada di casa, ovvero che, nonostante le traversie dell'esistenza, gli imprevisti che la caratterizzano, gli alti e i bassi che ineluttabilmente ci troviamo a vivere, questi sassolini, queste regole, rappresentano la bussola che abbiamo per orientarci verso un modo di vivere che ci consenta di tornare sempre a star bene qualsiasi cosa accada.